casa del Togo, faccio queste mie intermittenze per rafforzare l'informazione solo per questo. Paolo ha parlato proprio di cementificazione, purtroppo Alemanno sta dando il meglio di sé chiaramente nell'ultimo anno, presenteranno un maxi emendamento al piano regolatore, come sapete già siamo su 80 milioni da Petronido, certo, di altri 22 milioni di metri cubi di cemento sulle aree chiaramente dell'agro romano, con la strumentalità dell'housing sociale, cioè dell'affitto, ma le stanze che chiaramente costruiscono 22 milioni sono talmente tante, no, che è ovvio che non è insomma la necessità riferita a questo. Quindi purtroppo stiamo a 100 milioni se questo va a porto, quindi una mobilitazione la dovremmo fare. E per adesso noi non abbiamo ancora attivato la casa della città con le sue strumentazioni che però stanno in itinere. Quindi per adesso vi invitiamo ad andare sul sito del comune, ovviamente l'assessorato dell'urbanistica, e potete avere le cartine e vedere dove stanno queste aree dove vogliono fare altri 22 milioni e anche la delibera, diciamo, il maxi emendamento che è veramente drammatico. Scusate, do subito la parola a Vittorio Sartogo di Carma, del coordinamento delle associazioni per la mobilità alternativa. Ma penso che, diciamo, dagli interventi che ci sono stati, comunque nella mente di ciascuno di noi, siano chiari gli elementi essenziali di cui stiamo discutendo, della questione che stiamo affrontando, no? Sia in termini generali di welfare, sia nei termini più specifici del problema del trasporto e dell'aumento del biglietto del trasporto pubblico. Nel senso, appunto, c'è l'aumento del biglietto del trasporto pubblico a fronte di aziende gravemente deficitarie, diciamo con deficit paurosi, in vista della privatizzazione delle stesse. Nonostante, come tutti sappiamo, ci sia stato un referendum un anno fa che diciamo vietava questa scelta, almeno come scelta obbligata dei comuni, anzi la Corte Costituzionale, ammettendo il quesito, chiamiamolo così, sull'acqua pubblica, ha argomentato che lo faceva precisamente per il fatto che tutti i servizi in club pubblici locali, inclusi nel famoso articolo 23 bis, erano sottoposti al referendum e non era stato opportunamente stralciato il tema dell'acqua, perché stralciare il tema dell'acqua da una norma complessa avrebbe, come posso dire, colpito la chiarezza della norma stessa, la chiarezza del dibattito pubblico e dell'espressione, diciamo, referendaria. Per questi motivi, dunque, anche il trasporto pubblico locale, che era inserito nell'articolo 23 bis, dovrebbe essere salvaguardato da quel referendum. Ma sappiamo che la democrazia, diciamo così, è in grave crisi, non è solo in grave crisi, come posso dire, la democrazia come tecnica di governo, no? Come procedure decisionali, la democrazia come partecipazione, ma è in crisi a questo punto il sistema democratico come tale, no? La capacità del popolo sovrano di essere effettivamente sovrano, perché nei momenti in cui si esprime, le decisioni che assume in quei momenti non valgono nel governo della società e della città. È un fatto, insomma, molto, molto, molto grave. Il fatto che l'ATAC, ma anche il COTRAN e in qualche misura le ferrovie siano in grave crisi dipende sostanzialmente da due fattori. E un fattore è quello che viene ricordato, cioè il sistema di clientelare che fa capo a questo tipo di aziende e in generale il problema della gestione interna dell'azienda, no? Dell'organizzazione aziendale in senso stretto. Da questo punto di vista io penso che sia ormai tempo che si affronti specificamente questo punto,
è stato affrontato in qualche modo con il tema dell'acqua, no? La ripubblicizzazione o comunque il mantenimento nel settore pubblico del tema dell'acqua, chiamiamolo così, dell'acqua bene comune, implica un'innovazione nel tipo di azienda pubblica che gestisce quel determinato servizio. Io penso che fondandoci in questo lavorare insieme, no, che veniva spiegato, che tutti dovremmo cercare di perseguire, cosa non semplice, diciamo così, cosa non semplice, tra i lavoratori che stanno all'interno dell'ATAC, i lavoratori che invece non sono dell'ATAC, i cittadini e gli utenti più generali, in generale, no, quelli, le classi sociali più diciamo emarginate, eccetera. Determinare un'unità tra questi punti, diciamo, è un problema molto serio, insomma, molto, molto arduo, molto impervio. Insomma, lavorando su questo, io penso che bisogna porre il tema di una diversa organizzazione aziendale, di una diversa struttura delle aziende di trasporto, per sottrarla appunto alla voracità clientelare, no, degli amministratori del momento, ma anche per fare in modo che le scelte che vengono compiute specificamente come modalità di trasporto siano curvate di più sulle esigenze, diciamo così, della comunità che deve essere servita, piuttosto che seguire l'andamento, no, che imprimono i tecnici o i manager. Sappiamo che una definizione molto importante di tecnico è quello che sanno molto di una determinata questione, ma sono degli analfabeti sociali, cioè non sanno esattamente qual è l'impatto della loro decisione nel contesto della società. E quindi è importante, io penso, che la cosiddetta partecipazione si cimenti col tema di una modifica dell'azienda di trasporto. Questa azienda di trasporto ha fatto fallimento, è giunta al punto a cui è giunta, dobbiamo in qualche modo, diciamo così, trovare anche una soluzione su questo punto. L'altro, diciamo così, condizionamento, vincolo negativo che ha colpito le aziende di trasporto pubblico locale è la mancanza appunto di una politica della mobilità adeguata. E qui le cose sono particolarmente gravi, perché si aumenta il biglietto, si fa riferimento alle altre capitali europee, ma poi se andiamo a vedere la struttura delle linee delle altre capitali europee, il reticolo di ferro interno e soprattutto esterno alle grandi capitali europee per servire, no, la pendolarità, non c'è proporzione in sostanza, no? Quindi poi aumentare, come veniva detto da Gualtiero, da 75 a 100 minuti è una beffa, no? Perché vuol dire che già adesso al 74 o al 75esimo minuto, se timbravo il biglietto, potevo proseguire fino alla fine della corsa. Ma insomma, se devo prevedere che per le questioni essenziali, andare all'ospedale, andare a lavorare, andare a scuola, devo impiegarci, no, un'ora e 40, e non ridurre invece i tempi di percorrenza e aumentare la velocità dei mezzi, vuol dire che ci inseriamo appunto in un contesto in cui si teorizza che non vi saranno politiche della mobilità nei prossimi anni. E poi c'è da considerare il tipo di interventi che sono stati fatti a Roma, no? Con l'abolizione del tram 3 e la sostituzione di un autobus, con l'assurda attestamento al Flaminio del tram 2, voi sapete appunto che lì c'è un autobotte che continuamente annaffia le rotaie
anni è perché, essendo stata sbagliata la progettazione fatta 2 anni fa, diciamo, ci sarebbe una erosione eccessiva della curva che deve compiere il tram attestandosi al Flaminio, per non parlare della linea C, no? Per cui anche la Corte dei Conti ha sollevato delle obiezioni, ma che adesso si vuole, nonostante tutto, far proseguire fino al Colosseo, non avendo una lira, diciamo così, o non avendo un euro, non avendo alcuna possibilità visibile nel prossimo futuro di poter eventualmente proseguire la corsa per i costi proibitivi, ma anche appunto per l'assenza di... Quindi, diciamo, si fa un'opera che inaspettatamente, dovendo attraversare il centro storico, collegare i due punti estremi della città, si ferma, no? A un certo punto, e già nel progetto non si sa come proseguirà, per dire appunto che qui giungiamo a livelli paradossali, no? Di incompetenza, di incapacità, di collusione con interessi privati, di corruzione, eccetera, che veramente sono indegni, non dico di una città civile, ma di una città, cioè di un agglomerato di persone che si trovano insieme per poter vivere insieme. Ed è chiaro quello che veniva detto, che diciamo così, nell'assenza di finanziamento, nella diminuzione dei finanziamenti che vengono trasferiti ai comuni, questo spreco di denaro per opere che appunto, come la linea C, finiscono miseramente nel nulla, o come le infrastrutture finora fatte sono abbastanza mal fatte, appunto, invece di investirli, quegli stessi soldi, in azioni che potrebbero essere molto più produttive ai fini di un miglioramento del traffico e della mobilità romana. Adesso noi, ma insomma tantissimi altri, hanno fatto varie proposte, diciamo così, negli anni, nel tempo, eccetera, possono essere riprese con molta minore spesa, si possono affrontare seriamente alcuni problemi. Ma appunto c'è questo spreco e c'è l'altro in sostanza, per cui il finanziamento perverso al comune può continuare a trovare una sua strada se aumenta il traffico privato, cioè aumentano le multe, se in qualche modo riprende un certo consumo della benzina, perché una parte appunto delle immatricolazioni e delle tasse sulla benzina vanno anche per trasferimento ai comuni, e quindi diciamo che siamo in un circolo vizioso, no? Costruito ad arte per produrre l'ingovernabilità della città e per stringere il comune in una tenaglia che noi dobbiamo appunto, che non so, dovremmo contribuire in qualche modo a modificare. Chiudo dicendo che adesso aumentano il biglietto, purtroppo, io lo dico molto sinceramente, no? Ci sono queste iniziative, ma non c'è nella città quella reazione che ci fu altre volte quando si tentò di aumentare il biglietto. Cioè, diciamo, ci sono dei problemi, c'è una frammentazione, no? C'è una frammentazione sociale, c'è una frammentazione di iniziative che non riescono in qualche modo a connettersi l'una all'altra e a fare quella massa critica, diciamo, che potrebbe modificare la situazione. Io spero che l'appello di Gualtiero a fare sì che tutti noi, insomma, cerchiamo di lavorare insieme, facendo le iniziative, partecipando alle iniziative, diciamo, di conflitto che possono esserci anche nei prossimi giorni, ma soprattutto cercando di costruire
diciamo, insieme una proposta e delle iniziative su quella proposta, lui l'ha chiamata libro bianco, insomma, un'azione che riguardi la trasformazione dell'azienda di trasporto, la difesa del servizio pubblico. Noi come Calma, per esempio, avevamo anche pensato che dovrebbe essere prodotta da noi e discussa con i cittadini e portata ai cittadini e diventare una costruzione collettiva, l'idea che noi abbiamo di servizio pubblico, no? Che cosa pretendiamo dal servizio di trasporto pubblico, in maniera tale che sia un qualche cosa, che una carta, diciamo, esigibile dai cittadini, per dire il trasporto pubblico deve avere queste caratteristiche, deve avere questa flessibilità, deve avere questo tipo di servizi, deve avere questo tipo di orari, deve avere questo tipo di trasporto, deve durare gli orari è importante, no? Perché appunto gli orari sono pensati, questo è un grande elemento di conflitto, sulla base delle esigenze dei lavoratori dell'azienda, che in questo caso non coincidono affatto con le esigenze della popolazione. Pensiamo al barista messicano, anche italiano, no? Che lavora via Condotti e che alle 3 deve usare l'automobile, diciamo così, no? Non può usare il servizio pubblico se per problemi suoi alla casa Monte Rotondo o alla casa a Frascati. Quindi ci deve essere un'organizzazione del servizio che colleghi veramente, diciamo, in un ambito pubblico i diversi strati di lavoratori, e sia un elemento di unificazione e non di un aumento delle diseguaglianze, come invece adesso è la politica attuale del traffico. Una diversa politica, insomma, l'elenco si può fare delle cose che questa amministrazione ha fatto e non doveva fare, di quelle che non dovrebbe comunque fare, di quelle che è possibile fare, di quelle che è possibile fare con minore spesa, di quella che non viene elargita oggi, ma soprattutto, ecco, questa unità dovrebbe servire a fare in modo che ci si riconosca reciprocamente, no? Tra diverse situazioni, e si riesca a ritrovare un tratto comune. Il documento proposto da Gualtiero, soprattutto se non resta un documento, no? Se diventa un'azione di mobilitazione, di confronto, di consenso, di partecipazione, penso sia una cosa molto utile.